Sara Affifella, intervista, le reazioni di Lorenzo e Luigi. Ecco la reazione di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi all'intervista di Sara Affifella. Sara Affifella, l'intervista in cui chiede scusa a tutti. Non si fa che parlare d'altro da qualche tempo a questa parte sui siti di gossip. Dopo l'inganno ordito da Sara Affifella e i danni di Uomini e Donne, la ragazza è tornata e ha rilasciato una lunga intervista sul settimanale Chi in cui ha fatto pubblicamente le sue scuse. Ha chiesto perdono a Maria De Filippi, a Raffaella Mennoia, autrice del Trono Classico, a Luigi Mastroianni, la sua scelta. L'ex tronista ha affermato che era drogata di telecamera ed era spinta dal suo fidanzato Nicola Panico a recitare per poter guadagnare poi molti soldi lavorando con le sponsorizzazioni. Ma come l'avranno presa i protagonisti di questa vicenda? Sara Affifella, le reazioni di Luigi e Lorenzo all'intervista. Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni erano i due corteggiatori di Sara, la quale ha scelto Luigi solamente per fare le copertine e lasciarlo subito dopo. A Uomini e Donne Magazine, i due ragazzi, ora tronisti, hanno fatto delle dichiarazioni ben precise sulle scuse di Sara. Lorenzo ha detto chiaramente: non mi interessa, si facesse la sua vita. Sono contento per Luigi che ha potuto avere una seconda possibilità perché è una bella persona e se lo merita. Invece, Luigi Mastroianni è stato più duro. Non ho letto l'intervista e non ho intenzione di leggerla. Per me è un capitolo chiuso. Sara Affifella, le ultime news. Dalle dichiarazioni di un amico di Nicola, sembra che Sara abbia fatto questa intervista solamente per riprendere il suo lavoro sui social. Qualcuno, inoltre, ha visto Sara e Nicola litigare pesantemente. Questo fa capire che la relazione tra i due non si era mai interrotta. Non solo, pare che anche sul calciatore Vittorio Parigini Sara abbia nascosto la verità.